Subaru Made in Europe. Stasera News è offerto da Top Card Visa. Il denaro ha cambiato carta. Buonasera, si moltiplicano in queste ore le reazioni internazionali di condanna per l'attentato in cui oggi a Beirut è rimasto ucciso il neopresidente René Mouawad. In serata lo stesso generale Cristiano Aoun, che non ha mai riconosciuto l'elezione di Mouawad, ha definito l'azione un crimine odioso. Nell'attentato sono rimaste uccise altre 23 persone, 36 feriti. Entro le prossime 48 ore si riunirà il Parlamento libanese. Oggi stesso invece la situazione potrebbe essere esaminata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. ...200 kg di dinamite, il doppio del solito, nel martirio di Beirut Ovest. Erano le 13.50, le 12.50 italiane. Mouawad era appena uscito dal palazzo governativo di Sana'a, nel cuore del settore musulmano della capitale. Si stava celebrando il 46esimo anniversario dell'indipendenza del Libano, per la prima volta nella storia del paese, con due cerimonie diverse. Nel corteo di vetture, anche quelle del presidente del consiglio Selim El-Os e del capo del parlamento Hussein Husseini. I due si sono salvati dalla strage. Le prime frammentarie notizie davano per salvo anche il presidente. La radio Voce del Libano solo alle 16.20 ha fatto l'annuncio ufficiale. Mouawad era diventato un martire. Da allora in onda solo musica classica. Con la morte di Mouawad muoiono anche le ultime pallide speranze di una pacificazione del Libano. La sua presidenza è durata 17 giorni. Lo aveva eletto il Parlamento all'aeroporto di Kulayat, quello stesso Parlamento che il giorno prima il generale Cristiano Aoun aveva delegittimato, accusandolo di aver svenduto il paese alla causa siriana. Anche ieri sera il cristiano maronita Aoun ha ribadito di non riconoscere il cristiano maronita Mouawad come presidente. E nell'infinito conflitto libanese in 17 giorni si è passati dalla farsa delle trattative alla logica delle autobombe. Centro America, la calma sembra essere tornata almeno al momento nel Salvador dopo la grande offensiva militare della guerriglia culminata ieri all'alba con l'occupazione dell'hotel Sheraton della capitale. Il presidente degli Stati Uniti Bush ha oggi confermato di aver effettivamente inviato nel Salvador un contingente militare con il compito di liberare i 12 berretti verdi che si trovavano bloccati all'interno dell'albergo. Le teste di cuoio non sono però intervenute, visto che i berretti verdi sono riusciti ad uscire dallo Sheraton con le loro forze. Semmai oggi è polemica a Washington proprio sulla presenza di questi 12 militari nel Salvador. Ufficialmente, infatti, i berretti verdi erano nel paese per valutare la preparazione dell'esercito locale. In realtà agivano in segreto e non erano autorizzati dal Parlamento salvadoregno. E la faccenda sta suscitando numerosi interrogativi. Per finire c'è un altro mistero. Si sospetta un patto segreto fra i ribelli asserragliati all'interno dell'albergo, l'ambasciata americana e il governo del Salvador. Come hanno fatto i guerriglieri a fuggire indisturbati da un edificio completamente circondato dall'esercito governativo? A Washington si stanno chiedendo anche questo. In Cecoslovacchia di più, ogni giorno di più in piazza in nome delle riforme. Oggi a Praga, nel sesto giorno consecutivo di mobilitazione, erano in 250, forse 300.000 persone a chiedere democrazia e ad applaudire un messaggio inviato da Aleksandr Dubček. E sotto la pressione popolare il regime scricchiola. Oggi lo stesso segretario comunista Jakeš ha ammesso che il passo delle riforme è troppo lento. Per venerdì prossimo è stato annunciato un plenum del comitato centrale del partito. Ogni giorno la marea umana cresce, la sfida si fa più alta, l'opposizione vuole giocare fino in fondo la carta della pressione popolare, soprattutto ora che il regime comincia a cedere. Quella che si è svolta stasera a Praga è la più grande manifestazione dopo la primavera del 68, fatto senza precedenti, la televisione cecoslovacca la trasmette in diretta. Il dato nuovo è tuttavia che la piazza comincia ad avere una mente e non esprime più solo la protesta spontanea. Il forum civico ha annunciato oggi il varo di un vero e proprio programma politico. Ad illustrarlo nella piazza Stipata, Václav Havel, uno dei più prestigiosi esponenti della battaglia per i diritti civili. Havel ha anche letto un messaggio di Aleksandr Dubček nel quale il leader riformista ha chiesto le dimissioni dello Stato Maggiore del partito.
Intanto, dopo le aperture del primo ministro Adamez, il regime sembra stordito. È tutt'altro che scontato l'esito dello scontro tra i duri del regime. Lo stesso Milos Jakeš, capo del partito, è tornato ad ammonire chiunque voglia attentare alle basi del socialismo cecoslovacco. E lo scenario potrebbe mutare drasticamente con lo sciopero generale di lunedì. Finora, infatti, la protesta è stata prevalentemente giovanile, studentesca, intellettuale. Ma se come sembra, lunedì si fermeranno anche gli operai. Se si dovesse operare questa decisiva saldatura, la battaglia entrerebbe in una fase nuova e imprevedibile. Tra poco di nuovo qui per le altre notizie. Strano, riesce sempre a sorprendermi. Ti piace? Sì, è forte e assaposo. Ma tu lo preferisci col ghiaccio o senza? Quentro, forte, con sapore. Beh, mentre è rosso, è meglio che mettiamo gli spikes. Ah, pronti. Con Spy Spider ripartiamo tranquilli. Grazie, avevi già montato il mozzo inizio inverno. Certo, Spy Spider è per i previdenti. Pronti in pochi secondi, su neve e ghiaccio, solo quando serve davvero. Spikes e Spider. Più delle catene, più delle gomme chiodate, in meno di 30 secondi. Enduro vince. Vince nei consumi. CM4x4, il fuoristrada italiano. Scegli il tuo concessionario sulle pagine gialle. In Italia, stangata d'autunno, il CIP, Comitato Interministeriale Prezzi, ha deciso oggi i nuovi aumenti delle tariffe previsti dalla finanziaria del 90. Le tariffe all'Italia per i voli nazionali saliranno dell'8% a partire dal 1 dicembre prossimo e del 4% dal 1 luglio del 90. Ancora dal 1 gennaio spedire una lettera costerà 50 lire di più. Aumentano infatti del 4,2% le tariffe postali. Nel calderone dei rincari dal 1 gennaio prossimo c'è anche il gas, che sale dello 0,7%. Anche viaggiare in autostrada costerà dal 1 febbraio il 4% in più. Ad aprile e poi di nuovo a settembre aumenteranno inoltre del 2,5% i biglietti ferroviari. Dal 1 gennaio più caro infine anche il canone RAI. I tetti massimi di aumento indicati dal CIP sono il 5% per le TV a colori e il 29% per i televisori in bianco e nero. Il Comitato Centrale del PC. Niente congresso straordinario immediato e subito una conferenza programmatica per definire linee e contorni della svolta. Questa è la proposta sulla quale sembrano concentrarsi i favori della maggioranza. Anche oggi alle botteghe oscure il dibattito è stato accesissimo. Nella sinistra a cui guardiamo... Giorgio Napolitano, Aldo Tortorella, Bruno Trentin, Antonio Bassolino e poi i cosiddetti colonnelli del segretario, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, Fabio Mussi, oggi sono scesi tutti in campo e per dare la loro adesione alla sostanza del progetto Occhetto, ma con toni, accenti e soprattutto procedure diverse. L'intervento di ieri di Ingrao, che pure non ha convinto molti, ha però lasciato un segno, come ha anche lasciato un segno su molti dirigenti la sorta di ultimatum di Occhetto, il suo prendere o lasciare. E allora si è aperta la strada della mediazione, niente congresso straordinario, ma subito una conferenza programmatica. E questa è la proposta avanzata autorevolmente da Aldo Tortorella e sulla quale sembra concentrarsi il favore della maggioranza. Quello di Occhetto diventa un progetto politico a media scadenza, le cui tappe sono costituite appunto dalla conferenza programmatica e da un congresso che ci sarà, sì, ma dopo le elezioni amministrative della prossima primavera. Il no ad un congresso straordinario dunque sembra prevalere. Perché è stata scartata questa ipotesi? Il giudizio di Massimo D'Alema, il direttore dell'Unità. Un congresso straordinario che si svolgesse ora, subito, rischierebbe di essere soltanto una sorta di referendum sul nome del PC, mentre invece la proposta di Occhetto è molto più ricca, più complessa, nel senso che vuole aprire una fase costituente per una nuova forza della sinistra italiana. Al Comitato Centrale, giunto alla sua terza giornata, sono intervenute finora oltre 90 persone, ancora incertezza sulle conclusioni, domani o forse venerdì. Una grande folla commossa ha dato oggi l'ultimo saluto a Leonardo Sciascia. I funerali del grande scrittore siciliano scomparso lunedì scorso si sono celebrati a Racalmuto, il paese dove era nato 68 anni fa.
La chiesa barocca della Madonna del Monte, dove è stato celebrato il rito funebre, non ha potuto accogliere le migliaia di persone giunte dalla Sicilia e da tutta Italia. Quando è arrivata la bara, portata a braccia dagli ex allievi della scuola elementare dove Sciascia aveva insegnato, la commozione della folla si è sciolta in un interminabile applauso. Un applauso a chi di quella gente aveva saputo parlare, comprendendone le radici e riscattandone i valori umani. Tra i presenti il ministro della pubblica istruzione Mattarella, il segretario del Partito Socialista Craxi e il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. L'attenzione civile e morale di Sciascia, grande scrittore del nostro tempo, è stata ricordata nell'omelia dal vescovo di Agrigento, Monsignor Ferraro. Gesualdo Bufalino, lo scrittore siciliano che Sciascia aveva scoperto, ha detto di aver perso un amico, un fratello, un padre. E così lo ricorderanno gli altri protagonisti della cultura italiana, di cui Leonardo Sciascia fu lucido e appassionato interprete. L'inchiesta sulla tragedia di Ustica. Oggi la Commissione parlamentare stragi ha ascoltato l'ammiraglio Porta, capo di Stato Maggiore della Difesa italiana. A Palazzo San Macuto l'ammiraglio Porta ha difeso appassionatamente l'ambiente militare, escludendo qualsiasi ipotesi di coinvolgimento dei suoi uomini nella vicenda di Ustica. Porta ha escluso quindi che vi siano stati complotti, congiure o menzogne deliberate, nonché aerei killer o missili. Di fronte alle certezze espresse dal capo di Stato Maggiore, il presidente della Commissione stragi, Gualtieri, lo ha invitato ad un maggiore senso critico. Passiamo agli scioperi in Italia. I bancari hanno programmato oggi una serie di agitazioni nella settimana dal 30 novembre al 7 dicembre. Le modalità degli scioperi non sono state ancora stabilite. Sul versante dei trasporti sta comportando gravi disagi ai viaggiatori lo sciopero dei macchinisti ferrovieri. I Cobas bloccano i treni dalle 14 di oggi e fino alla stessa ora di domani per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro per i macchinisti. Discordanti come sempre i dati sull'adesione allo sciopero. Secondo l'ente ha viaggiato il 50% dei treni in programma, secondo i Cobas invece il 90% dei macchinisti si è fermato. Ci rivediamo fra un istante per altre notizie della giornata. A dopo. Stefanella, l'amore addosso. Quando fuori c'è un tempo da lupi, non perdiamo la testa. Se freddo e gelo ci piombano addosso. E adesso? Ce l'ha esso. Con esso Superdiesel T2 invernale, il gasolio che assicura partenze rapide anche quando il termometro precipita sotto zero. Vai. Con esso Superdiesel T2 invernale. Vai col tigre. Torniamo con altre notizie internazionali. 40 morti, decine di feriti, violenti incidenti. E questo è il bilancio che ha caratterizzato la prima giornata elettorale in India. Al voto sono interessati quasi 500 milioni di elettori. 200 le liste presenti, 2500 i candidati che concorrono per il rinnovo della Camera Bassa dell'Unione. Il premier Gandhi contesta i sondaggi che lo danno per sconfitto. Il primo ministro ha indetto queste elezioni anticipate per non dare il tempo alle opposizioni di organizzarsi, ma questa volta le maggiori forze sociali del paese si sono coalizzate con il solo obiettivo di esautorare il partito di Gandhi, il partito del congresso, sotto accusa per una storia di tangenti e indebolito dalle risolte tensioni etniche. Le votazioni continueranno venerdì e domenica prossimi. Il Tribunale Elettorale del Brasile ha diffuso i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali di mercoledì scorso. I due candidati che disputeranno il ballottaggio del 17 dicembre prossimo saranno Fernando Collor de Mello, che ha ottenuto il 28,52% dei voti, e Luiz Inácio da Silva, detto Lula, votato dal 16,08% degli elettori. Al terzo posto, con il 15,45% dei suffragi, si è piazzato il socialista Leonel Brizola. Ricorsi o eventuali nuovi conteggi dovranno essere richiesti entro lunedì prossimo. In Italia, torniamo in Italia dove ormai è imminente la visita di Gorbaciov, sono stati preparati 20 documenti per altrettanti accordi con l'Unione Sovietica. Lo ha detto oggi il viceministro degli esteri di Mosca, Adamishin, sottolineando che nei colloqui italo-sovietici, oltre alla parte politica, avrà grande importanza anche quella degli accordi economici. In particolare dovrebbe essere firmata un'intesa preliminare con la Fiat per la costruzione di uno stabilimento automobilistico nella città di Jelabuga.
E passiamo alle notizie economiche. I mercati valutari sono stati dominati anche oggi dalla scalata del marco tedesco. La moneta di Bonn si è rafforzata su tutte le piazze europee, in Giappone e negli Stati Uniti. Rispetto alla lira italiana, il marco è stato quotato stamane 737 lire e 10 centesimi contro le 736,60 di ieri. Ancora uno scivolone invece per il dollaro. In Italia oggi la moneta americana ha perso circa 7 punti, chiudendo al fixing a 1331 lire e 37 centesimi. Seduta particolarmente opaca oggi alla Borsa di Milano, la maggior parte dei titoli guida ha segnato ribassi, tranne quelli del comparto assicurativo del gruppo De Benedetti. L'indice MIB, che ha avuto un rialzo dello 0,09%, ha raggiunto quota 1121, un solo punto in più rispetto a ieri. Ad un mese dal Natale è stato reso noto oggi in Italia il calendario delle festività per le scuole di ogni ordine e grado. Le vacanze, che riguardano quasi 11 milioni di studenti nella maggior parte delle regioni, inizieranno il 22 dicembre prossimo per riprendere l'8 gennaio successivo. Fanno eccezione le scuole della Lombardia, dove le aule rimarranno chiuse dal 23 dicembre all'8 gennaio, della Val d'Aosta dal 24 dicembre sempre all'8 gennaio e quelle del Lazio e dell'Umbria. Qui le vacanze inizieranno il 21 dicembre per terminare l'8 gennaio del 90. Ed è tutto, vi lascio ora al film della notte, vi auguro un buon proseguimento, a domani. Stasera News è offerto da Top Card Visa. Il denaro ha cambiato carta.